Carnevale dei ragazzi a Monteparchi, questa è la 65esima edizione e cominciano domenica 24 febbraio le sfilate dei carri in centro storico, quindi saranno 2 domeniche e poi il martedì grasso. Già è stata fatta una prima iniziativa, perché sabato sera alle stanze c'è stato il Pinocchio d'Oro con l'elezione dei migliori cantanti tra i più piccoli, quelli di un pochino più grandi e un premio della critica. Ovviamente il Carnevale a Montevarchi non finisce con i carri, anzi abbiamo un'altra iniziativa di grande pregio, che è quella della mostra dei disegni che vengono fatti dai ragazzi e che si svolge alla Bartolea, con la premiazione che verrà fatta martedì 5 marzo, con anche l'allestimento dell'ufficio postale distaccato per l'annullo filatelico. Come sapete, anche questa è una tradizione. Ultima tradizione che si svolge sul territorio di Montevarchi è la migliore mascherina, che viene fatta al pestello. Anche questo è il 31esimo concorso. E più abbiamo anche le frazioni, perché sia a Levane che a Mercatale si svolgeranno durante la domenica 3 marzo e martedì 5 marzo le sfilate dei bambini e le feste dedicate al carnevale. Ringraziamo in questa sede i gruppi di volontari che hanno partecipato. Quest'anno abbiamo raggiunto una bella partecipazione. Ci sono 3 carri completamente nuovi fatti da questi gruppi e grazie a loro che siamo arrivati alla 65esima edizione senza mai interrompere questa tradizione. In piazza in più ci sarà la solita frittura di cenci e bomboloni di finocchio. Anche il Circolo Filatelico partecipa al carnevale ormai da 25-26 anni. Inizialmente lo facevamo con disegni realizzati da Renzo Brandi, da personaggi così. Poi invece fu inventata questa formula, che sembra che possa andare bene, ancora funziona, di coinvolgere i ragazzi delle scuole elementari, terza, quarta e quinta, i quali lavorano, fanno un disegno, ce lo portano, ci sarà una giuria che analizzerà, vedrà i migliori, verranno consegnati i premi al primo vincitore e secondi, terzi, comunque 2 o 3 premi successivi, salvo premi speciali, e un attestato a tutte le classi che vi hanno partecipato. Invito tutti a partecipare al Carnevale e a guardare con particolare attenzione questo carro, che è sicuramente riconoscibile in quanto è la torre rappresentativa appunto dell'edificio che ospita il museo ed è animato da queste mascherine decorate, realizzate con grande passione e grande fantasia dai nostri bambini.